Il detto recita: l'Epifania tutte le feste porta via, però prima di portarle via regalerà sicuramente un 6 gennaio di grande emozione e di grande gioia per tutti i bambini, ma non solo. Allora, conosciamo i protagonisti di questa giornata così intensa che partirà dalla mattina presto. Adesso vi svegliamo un po' con quelli che sono i personaggi di questa giornata dell'Epifania, però partiamo dal principale, che è la Befana, no? Allora, tutti pronti per questa Befana? Lei sarà sulla sua scopa, naturalmente. Sulla scopa, che si sta proprio rodando, si sta preparando a fare il lungo viaggio che rimane da qui al 6 gennaio, quindi tutto ancora per gli ultimi ritocchi. Il sacco non è ancora pieno, ma si riempirà completamente, trasborderà di doni, sì, sicuramente, quindi i bambini possono stare tranquilli che anche quest'anno la Befana farà il suo dovere. I bambini saranno importanti perché l'urlo dei bambini farà uscire dal Palazzo del Podestà la Befana. Bimbi, proviamo a chiamarla tutti assieme, dai! Arriverà la Befana? Arriverà? Eccola! Siete stati bravi? Volete il carbone? È stato veramente molto, tutte iniziative molto partecipate, e consentitemi di dire un grazie a questa città che ha un cuore generoso, a tutti coloro che hanno operato, le varie associazioni, le varie organizzazioni che hanno reso possibile tutti questi eventi e tutti così molto partecipati, che hanno reso Fano veramente protagonista con degli eventi straordinari. Bene, che la Befana voli ormai è una cosa notoria, e quindi ci sono alcuni aggeggi all'uopo destinati, ovvero sia l'aeroplano, quindi insomma l'aeroporto anche quest'anno vuole essere protagonista della Befana. Assolutamente sì, come ormai succede da qualche anno, il 6 mattina saremo impegnati per divertire tutti quanti i bimbi di Fano che verranno. La Befana arriverà dall'alto, quindi grazie a tutte le associazioni aeroportuali avremo a disposizione non solo le Befane, i dolci che non mancano mai, la cioccolata calda che sarà ovviamente offerta all'interno della hall, e quindi saremo con gli aeromodelli, con il nostro club del Flefano, con il Barone Rosso e la Skydive che mette a disposizione ovviamente le Befane volanti, saremo tutti pronti per un'altra giornata bella all'aeroporto. Bene, tutti col naso all'insù, quindi all'aeroporto a partire dalle? Dalle 10, quindi tutti all'aeroporto col naso all'insù per vedere la Befana che viene dall'alto, e anche i modellini che sono, insomma, per chi... Proprio il principio, perché poi il comandante Cecchini diventa comandante, perché tutti gli aeromodellisti sono passati da lì e poi sono diventati dei veri piloti, anche di piloti molto importanti come lui e come tanta altra gente. Assisterete all'ascensione di due jet statici, perché non possono volare, però sono simili a quelli veri e saranno uno spettacolo da sentire e da vedere. Quindi bimbi, venite, ma anche i grandi, perché i grandi si divertiranno forse più dei bambini. Ma sicuramente, poi insomma queste feste servono per, come dire, svegliare il fanciullo che è in noi. E allora, ecco, vedi, apposta. Io lo sapevo, purtroppo, ecco, una carriera buttata al vento in questo modo, con un naso rosso, ma come dire di no? Come dire di no agli amici clown? Ciao, allora, buongiorno. Anche quest'anno noi siamo qui, contenti e felici di partecipare e di portare qui un po' di allegria a quelli che hanno proprio bisogno. In piazza siete per, insomma, allietare, sì, per allietare, però sì, poi chiaro. Fate cose sicuramente, sì, noi poi dico, normalmente andiamo negli ospedali, andiamo nelle case per anziani e cerchiamo lì di portare quei 10 minuti, quel quarto d'ora di felicità, di spensieratezza che serve per tirare su un pochettino il morale. Siamo i clown di Croce Rossa. Ecco, benissimo, i clown della Croce Rossa. Come vedete, qua ci sono un po' tutti i protagonisti che allieteranno questa giornata in piazza. Saranno presenti, come, cioè, ogni anno ormai siete una presenza immarcescibile, le Befane. Insomma, noi, adesso siete vestiti così, ma siete, sì, delle Befane. Noi arriveremo con le nostre vespe, le nostre Befane, che faremo da supporto alla nostra Befana, che è la nostra signora Befana, la datrice di lavoro in primis, e voi distribuiranno a piene mani tutti i bambini le calze che saranno tante. Partecipate.
più di 1300 sono lì pronte negli scatoloni. Tiro e molla, presente. Buongiorno, presenti. Si è già portato avanti lei, sì, vedo. Sì, sì, mi sono avvantaggiato. No, perché io sto notando questo, che la Befana ogni anno gli passa un anno ma è sempre più atletica. Ah, Sì, sì, quindi noi quest'anno cercheremo di correre dietro alle esigenze della Befana, passando dall'aeroporto, poi in piazza risorgerà la città di Tiro e Molla, che ha accompagnato anche l'albero di Natale sotto Natale. Poi ci sarà quest'anno sul palco una new entry, cioè 19 anni, la Culo Band, ecco. Dopo faccio parlare il presidente, però dai, dopo il successo della passeggiata della storia di Babbo Natale, vediamo cosa ci prepara per la Befana. Che cosa avete in serbo per la Befana? Ma niente di speciale, solo come abbiamo raccontato la storia del viaggio di Babbo Natale, faremo altrettanto con la storia del viaggio della Befana, che non è da meno qui a Fano, quindi vi aspettiamo tutti in piazza, numerosi, a ballare con noi. Benissimo, con tanti momenti, tante occasioni per passare un bel 6 gennaio. Allora, prima di chiudere con una bella poesia che fra poco vi faremo ascoltare, insomma, la Proloco, insomma, ce l'ha messa tutta quest'anno, insomma, avete fatto veramente un grande lavoro. Si chiude il cerchio con la Befana in piazza, che insomma ormai è diventato un appuntamento imprescindibile per voi. Assolutamente sì, un appuntamento importante, una degna chiusura di queste manifestazioni. Gli abbiamo voluto dare un tocco importante, proprio come è stata l'apertura del 6 di dicembre con l'inaugurazione dell'albero. Tra le attività importanti abbiamo Elisa Del Prete, che è una ragazzina finalista di Io ti lascio una canzone, la fantastica proiezione del Palazzo del Podestà, quest'anno in versione tecnologica 4.0, ma 4.0 anche perché attraverserà le quattro stagioni. Ah, ecco. Quindi tutti col naso in su verso il palazzo, dove questa grandiosa immagine, grandiosa proiezione ci aiuterà a portare la Befana in piazza 20 settembre. Benissimo, allora la Befana noi l'attendiamo, però vi lasciamo in questo approfondimento con insomma, una poesia. Poesia inedita, nuova e moderna, questa favola nata per i bambini, solo per i bambini, non quelle solite che fanno. Allora qua Befana fa così, il titolo è La Befana tra i camini della sua città. La Befana i doni dà per i buoni e per i cattivi, ma il carbone nella calza metterà? Chi lo sa? L'alba si avvicina e in fretta in furia tra i camini con la scopa e via che va, e a poco nel nulla svanirà. Ma prima la vecchina sai che fa? Manda un bacio alla sua città.